noi fuori casa abbiamo dimostrato di giocarci le partite, ma non fino in fondo, come l'ultima a Catanzaro, anche a Potenza. Quindi la capacità competitiva passa lì, dalla calma, quella che hai detto tu, dalla tranquillità e dalla serenità nel riuscire ad affrontare certi tipi di partite. Domani è una partita di queste, perché giochiamo in un campo difficile e quindi ci vuole calma, soprattutto sotto i momenti di pressione. Ci vuole serenità, ma per questo ci stiamo lavorando, perché sappiamo che fuori casa dobbiamo migliorare quell'aspetto, quel tipo di aspetto. Ma sono sicuro che domani vedremo passi in avanti da questo punto di vista. Asik è fuori ancora, rientra oggi e quindi dalla settimana prossima credo che sarà a disposizione. Che tipo di partita dovremo affrontare? Ma noi dovremo intanto riuscire ad essere competitivi, cosa che secondo me non c'è stata a Catanzaro. Essere competitivi significa essere in partita e avere quella calma e quella tranquillità per gestire i momenti di pressione e gestire le situazioni. Dovremmo fare la partita. Loro sono una squadra forte nelle individualità, hanno un gioco abbastanza codificato, ma la loro forza sta nei duelli, nelle individualità che riescono a saltare l'uomo. Sapendo questo, noi dovremmo sfruttare gli spazi che si verranno a creare, perché è una squadra che concede molto, e quindi il nostro gioco di ripartenze dovremmo essere bravi a sfruttarlo, perché loro è una squadra che concede. Quindi la partita dal punto di vista tattico è questa, dal punto di vista mentale, come ho detto prima, è una partita che dovremmo essere bravi a giocarcela, cosa che non si è stati molto bravi a Catanzaro, ma è un processo di crescita e sono convinto che domani noi possiamo far bene, perché dal punto di vista caratteriale sappiamo che dobbiamo migliorare. È una sfida per noi domani riuscire ad essere competitivi. Sono convinto che ci riusciremo, sono convinto che ci giocheremo la partita. Poi nel calcio il risultato è sempre aperto, ma io sono molto fiducioso per domani. Intanto, in caso di risultato positivo, ci dà ancora maggiormente la consapevolezza del nostro potenziale e ci farà lavorare sicuramente con più fiducia e con più forza in quello che facciamo. Io quando sono arrivato, una delle prime cose che ho detto è avere un po' di fortuna nei primi risultati, perché quello che propongo io con i risultati ti danno la fiducia che io ho bisogno per trasmettere ai ragazzi determinati principi di gioco, e quindi nella stessa cosa vale domani. In caso positivo ci darebbe solo la consapevolezza che stiamo lavorando bene e di continuare così. In caso di risultato non positivo non cambia niente, perché noi andiamo avanti per la nostra strada, andiamo avanti consapevoli che dobbiamo migliorare, consapevoli che stiamo facendo bene comunque sia, ma domani è una partita per noi importante, perché arriviamo in un momento positivo in cui io sono convinto che la partita ce la possiamo giocare. Stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, i ragazzi sono forti, abbiamo gran potenziale. Non so se siamo al loro livello, ma non è detto che poi non possiamo competere al loro livello. E quindi rimango molto positivo per domani.